Da più di un anno vivo sola in una vecchia cascina in cima alle colline pavesi, sperando che si avverino le leggende sull'esistenza di un uomo nero, evidentemente, almeno dalle favole, molto disponibile. Ma niente, neanche un innocuo tentato stupro, neanche un'occhiata libidinosa di qualche contadino, niente. Sono troppo isolata anche per i famosi malintenzionati di cui mi ha sempre parlato mia madre. Mai visti. È una vita che aspetto. Quella dove vivo è una zona talmente sperduta che non riescono a raggiungermi neanche i testimoni di Geova. Eppure c'è una categoria in grado di mettere a repentaglio tutto per arrampicarsi fino alla mia cascina. C'è un uomo che non teme ostacoli per il suo scopo. È l'addetto vendita dei surgelati. Egli nulla teme, tutto affronta e riesce ad arrivare persino qua, in un posto inospitale come l'Oltrepò Pavese. L'Oltrepò Pavese, un mucchietto di colline che a fatica compare sui GPS militari. Un luogo dove è tornato a riprodursi anche il lupo e dove tuttavia io non riesco a riprodurmi. Un posto dove la gente va per due motivi: mangiare bene e approfondire la storia dell'uomo nero. E lui, lo stronzo col berretto a visiera, pensa di venire quassù a vendermi minestroni liofilizzati e polvere di cordon bleu? Duro a morire, l'addetto ai surgelati ogni mattina si sveglia e sa che dovrà vendere più della gazzella, più del leone, con ogni mezzo, almeno un paio di buste di rondelle di pesce a qualche signora. Ma non a me. Non so se lo faccio apposta, ma questo giovanotto dei ghiacci ha il tempismo perfetto di arrivare in cima alla mia collina sempre prima di un temporale, un momento molto importante per me, perché ogni volta che sono a casa e sento il rombo pesante dei tuoni che gridano da dietro il crinale delle colline, io chiudo le finestre e puntualmente ho un dolce sussulto intestinale. Mi spiace parlare di merda adesso che avete finito di mangiare, ma appartengo a quella categoria di persone che amano andare in bagno sentendosi al sicuro. Allora, il momento prima del temporale, quando fuori si sta per scatenare l'inferno e tu sei accoccolato sul divano della tua casetta, magari con la copertina sulle ginocchia, un buon libro, ecco, quello è il momento ideale, un momento di beatitudine per la regolarità intestinale. Direi la tempesta perfetta, dalle nuvole al cesso in pochi secondi. Scusate, leggo perché mi vergognerei a guardarvi negli occhi mentre dico queste cose. Espletamento, l'addetto ai surgelati entra in cortile col suo furgone prepotente, si parcheggia proprio sopra la mia pianta di salvia. Anche lui è tutto un logo dell'azienda, dalla testa ai piedi, dal berretto al mocassino a bara. Il mocassino a bara è quello quadrato, non so se l'avete presente, l'hanno anche gli agenti immobiliari. Ecco, sbatte la portiera dietro di sé il bastardo, dà uno sguardo alla mia salvia in agonia e poi si gira verso la fortezza da espugnare, inizia a fare le prove di un sorriso verso la porta di casa. E voi non avete idea del piacere che provo nel guardarlo nascosta dietro la tendina, sapendo di non avere il campanello a casa. Lo cerca senza successo per 15 minuti. Se ne andrà? No, il giovane addetto è un vero duro e senza alcuna voglia di andarsene, anzi, in modalità caso particolare numero 363, si mette coi suoi scarponi fangosi sopra il mio tappetino di casa, guarda in alto per vedere se qualcuno si affaccia e inizia a gridare a intervalli irregolari un cortesissimo «Signora?». Atterrita da dietro la tendina lo guardo, lo smette. Nulla turba l'addetto dei surgelati, neanche la velocità con cui io scendo le scale per fargli sentire che sono incazzata nera. Proprio mentre apro la porta un tuono fortissimo fracassa il cielo plumbeo, io sono vestita di nero, d'altronde aspetto l'uomo nero. Tutto l'universo partecipa contro la tua spedizione, caro ragazzo, penso mentre gli dico un secco «desidera?». Invece no, si sistema, apre la borsa e tira fuori lui, il catalogo. Melodia, grazie. No, se lo tiene stretto e dice che non me lo può lasciare se non faccio almeno un ordine. Non so se mi spiego. Piove, faccio la spesa dai contadini, dunque non sono minimamente interessata all'acquisto dei tuoi stronzi surgelati, mi scappa la cacca e tu non solo non mi lasci una prova omaggio o mi proponi uno sconto per conoscere i tuoi prodotti, ma te ne stai lì
sotto le intemperie con lo sguardo indurito a tenerti tra le mani il tuo catalogo patinato che odora di petrolio, sfogliandomelo tutto in faccia alla giusta distanza, per evitare il rischio che io con uno scatto possa impadronirmene. La pioggia scrosci, l'intestino ormai al capolinea o a capolino, a seconda dei punti di vista, il fastidio alla vista di un prodotto che uccide il pianeta e gli organismi che lo popolano, l'astio di ricevere una visita indesiderata perfino in un posto dove non arriva l'uomo nero e soprattutto la rabbia di non poter toccare questo cazzo di libro del surgelato fanno crescere in me quella stessa pulsione che nasce negli individui apparentemente normali di Garlasco. È un attimo, un secondo, quella pulsione dura un tempo infinitamente piccolo, ma a volte determinante, soprattutto a Garlasco. Un enorme, potentissimo vaffanculo mi si carica nello stomaco, come un puma che sta per vomitare, sapete come fanno i felini quando, no? Come un tuono dell'uragano sotto il quale io e lui ci stiamo conoscendo. L'insulto più antico del mondo sale velocemente, chiede di sprigionarsi in faccia a questo presuntuoso giovane che si chiama Alberto, vedo dal cartellino che gli hanno attaccato alla maglietta. Ma a causa di quella mia vecchia, castrante, inutile educazione borghese, trattengo tutto in gola e mi costringo ad un sorriso così falso che mi verrà senz'altro un brutto mal di stomaco, oltre a quello che ho già per ragioni che sapete. Poi guardo Alberto, gli indico il furgone e gli dico a denti stretti che può tornarci dentro e rimettere il sacro libro del surgelato nel tabernacolo, perché davvero non me la sento di offendere la mia anima e di comprare una delle sue bustine di lenticchie precotte disidratate congelate nel 1993. Gli dico che non me la sentirei di sostenere il peso della responsabilità di conservare nella mia umile casa lui, il catalogo, e se ora mi vuole scusare devo proprio andare, perché gli dico se non cago entro 30 secondi, Alberto, non so cosa potrà succedere tra di noi. Grazie.